Benvenuti amici a questa anteprima. Abbiamo ospite l'ex parlamentare dell'UDC Angelo Cera per parlare di politica locale, soprattutto di un tema che in queste settimane ha tenuto banco qui nella nostra cittadina, che è la sentenza per quanto riguarda il caso Firme del 2016 con le elezioni comunali di giugno del 2016 appunto. Abbiamo ospite Angelo Cera e con lui parleremo di questo argomento e non solo, ma anche di dissesto economico e politica locale. Dopo la sigla, qui a Caffè Quotidiano, Angelo Cera. Benvenuti amici di Caffè Quotidiano, ospite, come avete visto nei scorsi giorni sulla nostra pagina Facebook, il parlamentare, ex parlamentare dell'UDC, Angelo Cera. Buonasera. Buonasera. Grazie per essere al Caffè Quotidiano. Con te, Angelo, parleremo di un argomento di stretta attualità, perché qualche settimana fa, a metà novembre, è uscita la sentenza per quanto riguarda la bagarre firme false, cambio di lista e altre tematiche che in questi anni hanno tenuto banco nel panorama e nel dibattito politico locale, subito dopo le ultime elezioni amministrative, dove hanno sancito la vittoria della lista per San Marco, guidata dal sindaco Michele Merla. Avete presentato ricorso, paventando il fatto che le firme alle liste non siano regolari. C'è stata la sentenza del tribunale. Volevo parlare insieme a te perché sei una delle parti in causa, naturalmente l'altra parte è noi l'abbiamo invitato, aspettiamo la loro disponibilità per partecipare alla trasmissione. E Angelo, tecnicamente con questa sentenza cosa succede e a che punto è giunta la faccenda? Allora, noi abbiamo, sapete tutti che l'11 di giugno, oltre due anni e mezzo fa, ho presentato una denuncia ai carabinieri di San Giovanni Rotondo, i quali dopo accertamenti per ascoltato più cittadini, hanno consegnato il loro lavoro di ricerca alla Procura della Repubblica di Foggia. La Procura della Repubblica di Foggia ha mandato davanti al CUP sia di Anzano, il vice sindaco di Anzano, sia l'avvocato Michelangelo Lombardi, che era con il quale ha in qualche maniera autenticato le firme dei sottoscrittori alla lista, la lista per San Marco del sindaco Merla. Davanti al CUP Angelo Anzano ha scelto quella la via più breve, quella dell'abbreviamento, sì, e invece Michelangelo Lombardi ha scelto la via quella più lunga, quella normale. Sull'abbreviato Angelo Anzano è stato assolto con una formula molto molto strana, che spingerà gli amanti del diritto veramente a e Anzano, il giudice di Foggia, ha accertato realmente che Angelo Anzano ha firmato due volte. Però per una legge del 2015 che prevede che se un tizio fa delle cose per le quali può essere punito fino a 5 anni di reclusione, o può essere punito con una forma pecuniaria e non è abituabile, cioè non è di quelli, come dire, che è uno abituale, il giudice può
nonostante che il fatto è stato consumato, può ritenere non punibile. Cioè, in poche parole, Ian Zan è stato riconosciuto a Ian Zan di aver firmato due volte, di aver operato in quel modo come ha operato, cioè quello di essere uscito all'ultimo momento da Forza per San Marco, di aver fatto il protocollo alle 11.15 e poi alle 12.20 di essere andato in un'altra lista, ma non è per tenuità, lo chiamano del reato, ma a tutti gli effetti a Ian Zan è stato riconosciuto il fatto che ha firmato per due liste. Però stesso Ian Zan comunque si si è dichiarato comunque assolto non esiste Ian Zan come si chiama la formula piena, così come lui ha detto. Ian Zan non è stato assolto con formula piena. E siccome è probabile, noi stiamo aspettando adesso certo, la sentenza, ci vorrà qualche settimana. Può succedere che addirittura io rimetta, vedremo, perché se ci sono gli spazi farò ricorso alla sentenza. Quindi questa è la faccenda che faccenda che continua, perché se il fatto c'è stato e il giudice penale dice che c'è stato, io rimetterò in moto il meccanismo anche del TAR, perché il TAR deve prendere atto che Angelo Ian Zan ha firmato due volte. Sarà il TAR in punta amministrativa a decidere se è possibile oggi, perché questa situazione, con questa sentenza di Foggia, che cosa succede? Un cittadino che si candida per una lista, quando si candida sottoscrive di non aver firmato per più liste, per aver firmato una dichiarazione che si firmano quando si presenta la candidatura, in più. di non essere consigliere comunale in altri comuni. Con questa sentenza di Foggia può succedere, parlo di San Marco, dove magari una persona che è autorevole ha la possibilità di chiedere a più persone di comportarsi ad una certa maniera, che cosa fa? Manda due persone in lista in una lista, poi ne manda tre persone in un'altra lista, poi ne manda un altro in un'altra lista, e ci sono persone che lo possono fare, magari anche in maniera molto subdola, nascosta. A questo punto che succede? Si presentano con queste liste, 10 minuti prima dello scadere presentano al protocollo del comune di San Marco in Lamis la rinuncia a quelle liste, e può succedere che una lista si può trovare monca di alcuni consiglieri, quindi c'è un danno, così come ha avuto un danno sicuramente la lista Forza San Marco nel momento in cui, tant'è che non ha avuto nessun consigliere, cioè i danni sono stati prodotti. Il danno di questo comportamento è stato questo, che Forza Italia, Forza per San Marco, non ha ricevuto nessun consigliere. E così stavo dicendo, facendo questa operazione, a far sparire, si ritirano due da una lista, due da un'altra lista, addirittura in un numero più grosso, c'è la possibilità che una lista presentata a questo punto, venendo a mancare tutti i numeri, addirittura venga escluso dalla competizione elettorale. Cioè, questa è una cosa veramente che farà discutere. E io mi chiedo, ma la legge elettorale a questo punto è una cosa seria? O questa sentenza di Foggia farà ragionare per capire, intanto per mettere in moto la fantasia di tante persone che potrebbero comportarsi esattamente in quel modo con cui io te l'ho descritto,
addirittura far pensare al Ministero dell'Interno, perché la legge elettorale è il rispetto della forma più alta di democrazia. Noi stiamo parlando del popolo che non può essere turlupinato da nessuno, stiamo parlando di elezioni dove viene chiamata a votare l'intero corpo elettorale di una città, per cui è la più alta forma costituzionale, per cui non può essere raggirata in questa maniera, con il semplice fatto di dire il fatto c'è, però non è punibile. Ma il danno non l'ha ricevuto il cittadino, non l'ha ricevuto Forza per San Marco, non l'ha ricevuto l'avvocato Spagnoli che ha perso le elezioni, o alla stessa stregua ha ricevuto un favore che ha vinto. Queste condizioni saranno proprio oggetto di discussione che non possono finire. Naturalmente chiunque voglia giustamente replicare alle dichiarazioni dell'onorevole, infatti qui a Caffè Quotidiano noi siamo a piena disponibilità e a piena disposizione, abbiamo anche invitato d'altra parte, ripeto, siamo in attesa di risposte. Cambiamo argomento verso il termine di questa puntata. Sì, prego. Voglio dirti che allo scadere di 90 giorni ci saranno delle motivazioni. Leggeremo le motivazioni, sulle motivazioni già da adesso, se ci sono gli spazi per poter ricorrere, diciamo, ti tieni questa posizione. Beh, diciamo, questo è un tema che abbiamo affrontato. Prima di affrontare l'ultimo tema, volevamo far entrare il nostro buon Matteo che ci offre anche quest'oggi il Caffè Quotidiano. Matteo, ormai ci vedono anche in Alta Italia, di San Marchesi, che dicono... questo lo possiamo sapere solo noi. Buono, Angelo pure lo sa. Allora Angelo, per concludere questa nostra conversazione, che è strettamente legata ai temi locali di San Marco, volevo farti una domanda politica, visto che comunque hai fatto il sindaco per due volte, dal 90 al 92 sono vado errato, poi dal 2011 al 2016. Diciamo, una parte della popolazione ti dà, diciamo così, la colpa di aver dichiarato il dissesto e di aver fatto fallire il comune dichiarando il default. Perché diciamo, c'era all'epoca chi sosteneva, ricordiamo un po' l'attualità politica, che i debiti non esistessero e chi sosteneva che la massa debitoria esisteva ed era abbastanza complessa. Oggi molte imprese, molte persone che hanno dei debiti con la pubblica amministrazione stanno ricevendo questi, diciamo, debiti indietro, ma al posto di ricevere, faccio esempio, 10 euro, ricevono 3-4 euro, cioè il 30-40%, quindi diciamo c'è un po' di malumore. Però c'è anche un'altra parte che sostiene, e dalla parte penso anche della politica che rappresenti, che era necessario dichiarare il dissesto. Anche la Corte dei Conti lo sostenne un paio di anni fa. A luce di questo, quindi della situazione economica e finanziaria di questo paese, qual è una tua veduta politica di questo periodo di San Marco, e se c'è una via d'uscita, perché il dissesto finirà penso fra qualche anno, e che cosa significa per i sammarchesi che fra due anni, tre anni non ci sarà più il dissesto economico? Ho dato un po' di informazioni, perché dare un po' un input generale. Detto bene, allora, solo un pazzo poteva alzarsi una mattina e dire faccio fallire il mio comune. Questo è un parlamentare, un atto molto forte, una persona che deve molto a questo paese. Il problema vero è che è stato certificato con i risultati, con i dati alla mano, con i numeri alla mano, che quello che abbiamo sempre detto noi era vero. Il comune stava in una condizione economica disastrosa, nascosta, come è stato nascosto per tanto tempo, per esempio, i soldi che mancavano al piano sociale di zona di quasi 5 milioni di euro, oltre 5 milioni di euro, che sono finiti nelle casse comunali, che sono stati consumati
dall'amministrazione Lombardi e che hanno fatto parte del bilancio, cioè si sono serviti anche di soldi che non erano loro e sono stati consumati nel bilancio Lombardi. Questo è avvenuto e quando sono arrivato, perché io non ero così scemo, sapendo che c'era un debito, noi stiamo parlando di 16 milioni di euro di debiti certificati su 14.000 abitanti dalla commissione che è mandata dal MEF, dal Ministero degli Interni, stiamo parlando di 16 milioni. Non ero così pazzo a candidarmi sapendo che dopo due mesi ben 20 dipendenti che lavoravano con l'unico progetto partito del piano sociale di zona dietro la porta, che non ricevevano stipendio da 6 mesi, soldi che erano arrivati e che non risultavano più essere sul conto del piano sociale di zona. Io ho fatto ripetutamente, ho fatto sì questa cosa per rilanciare, perché che cosa avviene? Si riconosce il debito, si chiede allo Stato il finanziamento per, e poi si riparte. Ho dovuto aiutare con questa operazione, che sembra forte, ma era l'unico modo per far ripartire San Marco. Esatto. Era l'unico modo per rilanciare. Guarda, questo non, scusami se ti interrompo, Angelo, giusto per dare anche una risposta concreta, c'è una parte importante dei sanmarchesi che deve avere indietro, no? Ma questo purtroppo fa parte, imputano al fatto che il sesto, ma questo fa parte, non posso avere tutti i soldi, ma no, che io, ma questo fa parte purtroppo di quel meccanismo del fallimento, sì. Perché anche in un fallimento normale, un fallimento civile, tu quando vai finisci sotto un giudice la curatela o finisci in un fallimento, tu ti devi accontentare di quello che la curatela ti vuole dare. E quello che è successo al comune di San Marco, che gli ispettori che stanno curando il pagamento, i commissari, no? I commissari, quelli stanno pagando in base a ciò che il cittadino avanza, l'impresa avanza, facendo questa specie di trattativa. Tu ne vuoi 10, io te ne voglio dare 6, ci fermiamo a 5 e recupero, ma quantomeno con questo sistema recupero. Con un comune fallito con 16 milioni di euro di debiti, che cosa avrebbero recuperato? Zero, lo zero assoluto. O meglio, o se si fosse continuato a procrastinare quel sistema di fare amministrazione, di continuare a fare debiti. Tra l'altro nessun ragioniere comunale metteva più un misto su una richiesta di spesa. Allora, questa operazione è avvenuta per aiutare San Marco. Nel rispetto, perché purtroppo i tempi sono quelli che abbiamo, per spiegare e per chiudere ai sanmarchesi, adesso il dissesto tra qualche anno terminerà. Cosa significa che fra 2-3 anni, adesso l'anno penso 2020, dovrebbe essere terminare il dissesto, quindi si partirà da zero. Per i cittadini cosa significa questo? Cosa significherà? Ma già adesso il fatto di essere ripartiti col dissesto, già adesso una certa libertà di azione la pubblica amministrazione ce l'ha. Il problema è che per amministrare ci vuole esperienza, ci vuole determinazione, preparazione, lettura degli atti, lettura delle circolari, lettura delle leggi. Ci vuole anche molto spesso tanta fantasia per essere un ottimo amministratore. Vedete, i lavori che si stanno facendo in queste ore sono tutti lavori nostri, lavori miei, tutti, anche al cimitero, i lotti del cimitero, quelli che loro vendono alla gente, quelli sono progetti miei. Per quei progetti questo signore ha dovuto superare ben 7 pareri, perché il nostro cimitero, lo sapete, si trova in una specie di un canalone abbastanza, e solo questo pazzo, con l'aiuto del geometra Coco e dell'altra struttura comunale, è riuscito a superare tanti ostacoli, così come siamo riusciti a superare 7 ostacoli per l'inaugurazione del
del depuratore, per tante altre situazioni che noi senza soldi abbiamo pure cambiato la faccia di San Marco. Ma io mi chiedo, rispetto a 2 anni e mezzo scorso, oltre 2 anni e mezzo, è cambiato qualcosa San Marco? Assolutamente no. Ti ringrazio, grazie agli amici che ci seguono, ripeto, chiunque voglia dire la sua riguardo i temi approfonditi in questa settimana, noi saremo ben felici e molto volentieri disponibili nel trattare con loro questi argomenti. Grazie ad Angelo Cera, grazie a voi che ci avete seguito, grazie a Matteo di Barra Rotonda che ormai da 3 anni ci dà la possibilità di trasmettere questa, esatto, è buono, quindi anche per gli amici che dicevamo prima ci seguono anche da Nord Italia, è buono il caffè lì. Matteo, noi ci vediamo lunedì prossimo con un cantautore sanmarchese, caro Angelo, penso lo conoscerai, che è Maurizio Tancredi, con lui bravo, parleremo Maurizio. Di un po' di cose. Grazie a tutti. Maurizio è bravo.